allora la presentazione del Monza Brianza di ieri sera in piazza, in centro. A campionato già iniziato, il nuovo Monza Brianza si è presentato davanti ai propri tifosi. Ieri sera in piazza del Carrobbio centinaia di cuori biancorossi hanno accolto i nuovi beniamini con cori da stadio. I tifosi mi sono piaciuti più dell'anno scorso perché li vedo più fiduciosi. La squadra, l'ho detto, è molto più forte e qui gioco sulla mia persona, perché io potrei dire sì, non stiamo bene, ma io li alleno tutti i giorni e so che se me ne mancano tre o quattro ne ho altri. Il presidente Begnini ha mantenuto la promessa e ieri sera ha regalato a mister Sonzogni la punta tanto desiderata, Massimo Borgobello, attaccante 35enne con un passato nella Triestina e nel Venezia. Questo penso che sia la ciliegina, la cosiddetta ciliegina che ci potrebbe essere su tutte le torte. Io quello che volevo sapere da lui è che oggi abbiamo dialogato per un po' per capire con quanta voglia lui possa venire qua. Lui ha dimostrato che è un... prima roba è un professionista serio e poi Babbo, cioè, la sua parola di contribuire a un discorso che noi abbiamo già iniziato l'anno scorso. L'applausometro in centro ha toccato il picco più alto quando sul palco è salito Vinicio Espinal, centrocampista reduce da due ottime stagioni, l'idolo della tifoseria biancorossa. Espinal è rimasto a Monza, oggi è arrivato anche Borgobello, si è partiti con un 4-1, questo Monza vuole andare in Serie B. Questo Monza è fatto da altri 26 giocatori, di cui tutti validi. E siamo molto contenti, io sono rimasto senza remore e così come tutti i miei compagni credo che metteranno l'anima e li ringrazio perché come vedete si è un gruppo affiatato e giocare qui è bello. Certo che con questo giocatore il Monza può sperare davvero di andare in Serie B. Sì, sì, sì. Poi l'unico piccolo rammarico è che abbiamo perso Santos, abbiamo dovuto darlo all'Albino Leffe, era giusto che andasse avanti, un giocatore di grandi prospettive, ve lo segnalo, andatelo a vedere nell'Albino Leffe. Però c'è un altro brasiliano, Fabiano, che è già sulle tracce del suo connazionale. Per cui, benissimo, è un bel Monza. Grazie Giancarlo Besano, l'appuntamento al lunedì prossimo alle 20:40 con il campionato dei campioni. Grazie a tutti per l'attenzione, buona serata. Buonasera.